grave incidente in galleria sulla superstrada della Val Seriana. Ad Albino una moto si scontra con due auto, 5 persone coinvolte, grave il Centauro. Valverto va letteralmente presa d'assalto in questo periodo, ora sarà anche più facile scoprirla grazie alla mappa della comunità montana ristampata dal comune. Grande festa alla Madonna del Frassino per il 70° degli Alpini di Oneta, penne nere anche dai paesi vicini con l'intergruppo di zona. Buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 2. Lo avete sentito dai titoli, grave incidente questa mattina lungo la superstrada della Val Seriana all'interno della galleria dei Dossi in territorio di Albino. Sentiamo cosa è successo in questo servizio di Vladimir Lazzarini. Ha provocato un ferito grave l'incidente che si è verificato questa mattina poco prima delle 10 lungo la superstrada della Valle Seriana nel territorio di Albino nei pressi della galleria dei Dossi. All'ingresso a valle del tunnel, una moto Aprilia di grossa cilindrata guidata da un 42enne di Albino e diretta verso Bergamo si è scontrata per cause da accertare prima con una Volkswagen Passat e poi contro una Mazda 2 che viaggiava in senso contrario. Ad avere la peggio è stato il Centauro, trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo essere stato rianimato e intubato. In ospedale a Seriate è stato invece portato un uomo di 60 anni che non sarebbe in gravi condizioni. Nell'incidente sono rimaste coinvolte altre 3 persone, un uomo di 75 anni e 2 donne di 60 e 72, che però non hanno avuto bisogno del trasporto in ospedale. Per i soccorsi sono intervenute l'automedica e 2 ambulanze della Croce Rossa di Alzano e della Croce Rossa di Seriate. Si è alzato in volo anche l'elisoccorso, che però non ha preso a bordo alcun ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco di Bergamo e Gazzaniga e agenti della polizia locale di Albino e dell'Unione dei Comuni Insieme sul Serio. L'incidente ha causato grossi problemi alla viabilità della Valle Seriana. Il traffico è stato deviato lungo le strade interne di Ceni e Albino. Solo verso mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità. Un incidente stradale si è verificato in mattinata anche a Lovere. Lo scontro lungo la provinciale della Val Borlezza ha coinvolto un veicolo guidato da un giovane di 20 anni che sarebbe finito fuori strada per cause da accertare. Sul posto un'ambulanza della Croce Blu di Lovere che ha trasportato il ragazzo all'ospedale di Lovere in codice rosso. Cambiamo argomento. In questi giorni la minoranza di Ardesio ha voluto dire la sua in merito a 2 temi, uno quello della chiusura e poi riapertura della Cunella, l'altro quello della pista ciclabile. Ora al capogruppo di Ardesio Unita, Simone Bergamini, risponde il sindaco Ivan Caccia. Sentiamo. Ma essenzialmente partirei col dire che nonostante i buoni propositi di una minoranza costruttiva e collaborante, Ardesio Unita si perde dietro a polemiche sterili e inutili. In primo luogo perché il consiglio che io ho dato sull'utilizzo della Cunella, che voglio ricordarlo, è una strada di montagna, per cui con tutte le problematicità delle strade di montagna, è il consiglio che potrebbe dare, che so io, il rifugista del CAI in un rifugio, che invita a usare le racchette o le ciaspole quando si va nella neve, piuttosto che i ramponi quando si va a scalare, o piuttosto che tutti quegli automatismi di sicurezza quando nevica o quando piove per uno che va in montagna. Io ho consigliato utilizzare quella strada unicamente in caso di necessità e comunque con molta cautela, perché come tutte le strade in montagna le criticità esistono. L'intervento che noi abbiamo fatto l'indomani dello smottamento è un intervento che è stato esaustivo, per cui la situazione della Cunella, lo ribadisco come l'ultima volta, è tornata ad una condizione di sicurezza pre-ultimo evento alluvionale, per cui come è stata lasciata dall'amministrazione di Ardesio Unita, certo a me farebbe piacere che le risorse arrivate attraverso la comunità montana d'Albime, che l'ex sindaco Bigoni ha stanziato sulla Cunella, non venissero spese solamente da Villa Dogna, ma magari anche sul versante di Ardesio. È comunque una richiesta che farò alla collega di Villa Dogna nei prossimi giorni. Quanto poi alla questione della pista ciclabile, già a ricordare che l'amministrazione di Ardesio Unita ha fatto un progetto nel 2012 di pista ciclabile di collegamento tra Villa Dogna e Gromo, che farebbe diventare,
secondo le loro intenzioni, la Cunella, una strada mista, ciclabile e motorizzata, ossia dove era previsto il passaggio sia di biciclette che di mezzi motore come ad oggi, che è una cosa infattibile e sicuramente lontano da tutti i sacri crismi di sicurezza. Voglio dire di più, la progettualità sulla quale abbiamo deciso di partire assieme alla provincia, che ha dato la disponibilità a sviluppare questa progettualità internamente ai propri uffici, si basa su un'idea progettuale che, partendo dal ponte di Villadogna sulla strada provinciale, sale lungo il versante destro del fiume Serio, ossia dietro gli abitati dei Gas, delle More e della Valzella, sino alla località Boschina, che diventerà presto di proprietà comunale grazie all'intervento del privato, che realizzerà un distributore di carburante e cederà proprio la Boschina in proprietà al comune. Da lì, con una passerella ciclopedonale, si scavalcherà il fiume Serio e si andrà a innestare sul parco della Cunella. Dal parco della Cunella in avanti si potrà pensare a una duplice veste, quindi per ciclopedonale e motorizzata la Cunella, ma non sicuramente utilizzare la Cunella come voleva Ardesio Unita, dall'area industriale di Villadogna fino ad Ardesio, con una funzione mista appunto ciclopedonale e motorizzata. Credo che da questo punto di vista siamo lontano anni luce rispetto alla visione di Ardesio Unita. Sono più di 1000 le firme raccolte a Castione della Presolana per dire no all'eventuale arrivo di altri richiedenti asilo in paese. L'iniziativa è stata proposta dalla sezione della Lega Nord guidata da Fabio Ferrari. Hanno aderito alla raccolta firme sia residenti sia villeggianti. Al gazebo in via Donizetti a Dorga ieri è arrivato anche il senatore del Carroccio Nunziante Consiglio. Il documento con le sigle di adesione dei cittadini sarà consegnato in serata al primo cittadino di Castione, Angelo Migliorati. Nei giorni scorsi proprio Migliorati aveva scritto al prefetto per ricordare che l'attuale presenza di 56 richiedenti asilo in paese è già abbondantemente al di sopra della quota stabilita dall'accordo ANCI-Viminale. Cambiamo argomento, Valvertova più facile da scoprire con il dépliant stampato da pochi giorni a cura dell'amministrazione comunale di Vertova. Si tratta di una riedizione degli itinerari della comunità montana ormai esauriti da tempo. Negli ultimi anni c'è stata una riscoperta della Valvertova e adesso è stato ripubblicato uno strumento per scoprirla ulteriormente. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della ristampa degli itinerari della Valle Vertova. Era una cartina itinerario creata più di 20 anni fa dalla comunità montana, quando c'era ancora la comunità montana Bassa Valle Seriana, che riportava i percorsi naturalistici della Valle Vertova. Una cartina che negli anni si era esaurita, era stata richiesta più volte, chiaramente la comunità montana con tutti i tagli avuti non era più in grado di ristampare quest'opera, e quindi l'amministrazione comunale ha deciso di agire di sua iniziativa e a sue spese ovviamente. Con la Commissione Ecologia e Ambiente si è fatto, diciamo, uno studio per riprodurre questa cartina molto utile e interessante. Chiaramente in una versione più moderna sono stati fatti numerosi sopralluoghi anche sul posto per vedere, per renderla attuale e aggiornata. Ecco, di questo devo soprattutto ringraziare, come ho detto, la Commissione Ecologia e Ambiente, il suo presidente Bolandrina Mauro, poi con i vari membri Noris Tiziana, Diego Fapanni, Bressan Davide, anche Merelli Giambattista, e con la collaborazione di Franco Testa, diciamo un po' il protettore della Valvertova. Per questi sopralluoghi, per questo studio poi sulle cartine, quindi varie serate si sono riuniti, ok, per dare finalmente quest'opera che, ripeto, è interessante, è bella anche graficamente e penso sarà senz'altro utile per quanti anche vertovesi vogliano riscoprire la valle. Infatti noi ne abbiamo stampate 5.000 copie
In questi giorni stiamo distribuendo alla popolazione i sacchi per la raccolta differenziata e diamo anche, vedo che è gradito, diamo a tutte le famiglie anche una copia di questa cartina. Naturalmente ne restano molte altre migliaia e saranno distribuite all'info point che è aperto il sabato e la domenica. Facciamo pagare 50 centesimi, ma proprio per, non tanto per recuperare la spesa, perché chiaramente non la copre, ma per dare valore alla cosa, perché purtroppo si vede in giro che quando si danno cose gratuite la prendono su 10 persone, poi due la tengono e gli altri 8 la abbandonano in giro. Ecco, quindi ripeto, questa cartina è a disposizione qui in comune e anche presso l'info point, quindi verrà proprio data ai turisti che ne fanno richiesta. Si sono aperte da pochi giorni le immatricolazioni per il nuovo anno accademico dell'Università di Bergamo, università che diventa sempre più internazionale. Sentiamo. Ecco, l'Università degli Studi di Bergamo è in crescita e tra l'altro presto ci saranno anche alcuni anniversari importanti che celebrerete. L'anno prossimo festeggeremo i nostri primi, diciamo, 50 anni che vogliamo vivere con un percorso di avvicinamento alla data che sarà l'11 dicembre del 2018 con una serie di avvenimenti culturali anche di carattere scientifico che ci accompagneranno verso questa che è una data per noi simbolica ma che vogliamo condividere con il territorio al nostro interno e all'esterno. E poi sono partite le immatricolazioni. Sono partite pochi giorni fa, i primi dati che sono ancora, diciamo così, non assestati sono in linea con le immatricolazioni dell'anno scorso, che per noi è stato un anno record e quindi abbiamo un'aspettativa, come dire, positiva verso un dato che sarà sicuramente ancora in linea con gli incrementi degli ultimi anni. È una sfida, è una responsabilità ulteriore verso un'offerta formativa nuova e sempre più all'altezza di una società della conoscenza. Parliamo di 30 anni di Erasmus e di circa 150 rapporti stretti con università in tutto il mondo, giusto? Sì, corretto. In 30 anni sono cambiate molte cose. Il primo anno di lancio di questa iniziativa a livello europeo, il nostro Ateneo ha mandato in mobilità 6 studenti in 2 sedi universitarie, una in Spagna e una in Inghilterra, quindi numeri molto piccoli se pensiamo a quelli attuali, dove oggi grazie ai 150 accordi che abbiamo a livello di Ateneo, i nostri studenti possono scegliere tra più di 150 destinazioni e quindi questo porta circa 380 studenti all'anno a cogliere questa opportunità. Quindi è un programma per noi importante proprio perché favorisce l'internazionalizzazione del percorso di crescita degli studenti, quindi non solo della loro formazione universitaria ma anche della loro formazione personale, individuale, della loro capacità di diventare reali cittadini europei. Tra l'altro per noi diventa un ambito importante di internazionalizzazione del territorio anche perché noi attraiamo circa 160-170 studenti all'anno che vengono qui da noi e quindi spendono una parte importante della loro formazione presso il nostro Ateneo. 30 anni di Erasmus sono stati 30 anni caratterizzati dall'estensione in Europa, ormai l'Erasmus si è aperto anche al resto del mondo, da qualche anno abbiamo fatto il programma Erasmus Plus, che permette anche di supportare la mobilità fuori dall'Unione Europea. Noi attualmente abbiamo già attivi accordi con la Russia, con gli Stati Uniti, con la Cina, con Israele, abbiamo appena sottoscritto accordi in questo ambito con il Marocco, investiremo nel prossimo futuro su altri paesi, in particolare sul Vietnam e il Sud America, proprio perché aprirsi anche fuori dall'Unione Europea è un punto chiave verso il quale noi stiamo investendo molto del nostro sforzo sia economico che anche di tempo e di attenzione. I rapporti internazionali si concretizzano anche con esperienze di tirocinio? Certamente, per noi è un dispositivo formativo molto importante il tirocinio all'estero, che coniuga due aspetti fondamentali. L'esperienza all'estero, che come si sa è molto importante, e dall'altra il tirocinio. Per noi in generale il tirocinio è un aspetto qualificante dei nostri corsi di laurea ed è un aspetto, ci dicono le indagini del Consorzio Alma Laurea, che fa sì che i nostri laureati siano in testa a tutte le classifiche di occupazione
rispetto ad altre università. E a maggior ragione il tirocinio internazionale, perché permette di fare questa esperienza sul campo, ma permette di farla anche in un ambiente internazionale, quindi c'è questa duplice spinta. Non so, ho in mente gli accordi che abbiamo stretto con la Wayne University di Detroit, che consente ai nostri studenti di fare un'esperienza all'estero presso aziende consorziate. Noi mandiamo i nostri studenti un po' in tutto il mondo, cerchiamo di intensificare, con il supporto di nostre borse di studio, cerchiamo di intensificare questi rapporti, e tanto per dirne una, prossimamente aumenteremo anche questi rapporti, perché cominceremo a mandare all'estero anche gli studenti di scienza della formazione primaria, corso che è iniziato l'anno passato e che nel suo regolamento prevede che gli studenti svolgano necessariamente un periodo all'estero nella loro formazione. E per noi adesso è il momento di una pausa, al rientro ci occuperemo della festa per i 70 anni degli Alpini di Oneta, poi della camminata coi lupi a Selvino e quindi dell'Atalanta che ieri ha disputato a Clusone la sua terza amichevole precampionato. A tra poco. Riprendiamo con il telegiornale. Alpini di Oneta, Chignolo d'Oneta, Gorno, Parre, Pontenossa e Premolo in festa ieri al Santuario della Madonna del Frassino con il 7° raduno intergruppo della zona 16. È stato celebrato anche il 70° del gruppo Oneta Cantoni. Macani, una bella giornata, una delle tante belle giornate tra gli alpini bergamaschi. Beh, sicuramente, poi sembra così, ma queste valli apparentemente secondarie sono in effetti il cuore dell'alpinità bergamasca. E se devo essere onesto, spesso e volentieri ci incontriamo con grandi manifestazioni in cui però è poco sentito dalla gente ancora questa nostra vivacità. In questi paesi incontri invece ancora una vivacità, l'alpinità, quella a tutto tondo che spesso citiamo e che speriamo continui a esserci. Come attività sezionali questo periodo da cosa è caratterizzato oltre dalle feste? C'è ancora tanto impegno, immagino. Beh, l'impegno è ancora elevato, abbiamo appena finito tutti i campi scuola, c'era anche quello a Clusone con che abbiamo fatto formato i ragazzi per la protezione civile. Questa settimana entrante avremo il pellegrinaggio in Adamello e poi ci saranno due importanti impegni, Fiumi Sicuri interregionale che ospiterà circa un 600-700 volontari di protezione civile nei vari cantieri della provincia, comunque con base a Scanzo Rosciate, e poi un'attività di protezione civile didattica a Trescore in cui saranno impegnati anche 2000 ragazzi che faranno lo sgombro della scuola, però l'attività per la protezione civile ANA sarà di una settimana intera. Ecco, oggi celebrate 70 anni caratterizzati sicuramente da tanta solidarietà. Tanta solidarietà e anche a Andy Negaiano, da tutte le abbiamo fatto abbastanza solidarietà in giro. E oggi siete contenti di vedere anche tanti amici che sono qui, che arrivano un po' da tutte le parti della Bergamasca? Pensavamo neanche tanta gente, perché ce ne sono molta, e siamo contenti anche per il tempo che è stato bello. E anche ieri abbiamo con le corone d'alloro al monumento dei caduti e così c'era tanta gente, tanti gagliardetti, siamo veramente contenti. Ricordiamo un po' anche i vostri numeri, in quanti siete come gruppo degli Alpini di Oneta? Come gruppo Alpini di Oneta siamo in 39 alpini e 24 simpatizzanti.
e siamo abbastanza come paese, visto che Chignolo d'Oneta fa il gruppo per suo conto, è sotto il comune di Oneta, siamo abbastanza un bel gruppo per il paese piccolo che siamo, 400 persone, 40 alpini e 25 simpatizzanti, siamo un bel gruppo insomma. Immaginiamo tutte le mogli che vi danno una mano. E anche le mogli si sono dati da fare, si vede in giro tutti i fiocchi che hanno fatto e così, hanno lavorato veramente tanto e devo ringraziarli. Ecco, gli alpini per Oneta sono un patrimonio importante, ma gli alpini in genere lo sono anche in tutto il nostro paese. Beh, gli alpini portano in sé una tradizione, una cultura, è un'eredità, sono praticamente nato nel 1872. Il Corpo degli Alpini è uno dei più antichi corpi militari ancora attivi nel mondo e quindi hanno tanta storia da raccontare, ma soprattutto hanno, come si può dire, tanti valori che hanno accomunato gli alpini, i soldati in tempo di guerra e in tempo di pace. E oggi è un percorso della memoria, un percorso per ricordare questi momenti straordinari della vita degli alpini, dei loro gruppi, delle loro associazioni. Sono dei valori che noi vogliamo portare avanti, vogliamo trasmettere alle nuove generazioni, perché purtroppo noi viviamo oggi una società, un sistema, un modo di comunicazione che lancia dei messaggi sbagliati soprattutto ai giovani, e quindi vorremmo che questi messaggi, questi valori universali siano come fondamento, principio fondamentale per la nostra esistenza, per la nostra società e anche per Oneta, che qui con gli alpini ha trovato un punto di riferimento importante. Sabato a Selvino è andata in scena la 10ª edizione della camminata a spasso coi lupi, con la presenza di esemplari di cane lupo cecoslovacco. Vediamo com'è andata. Siamo arrivati quasi a 800 e più gli iscritti, calcolando che di media vengono accompagnati da 3-4 persone, perché l'iscritto è uno, ma fanno a contorno i genitori, quindi direi una marea incredibile, adesso li stiamo ancora contando, ma è impressionante la presenza questa serie che è a coronamento di questa 10ª edizione di questa camminata con i lupi, che l'abbiamo voluta 10 anni fa insieme con lo Spirito Libero, quindi con Simonetta e Flavio, e direi che è un grande successo e torno a ripetere successo, perché c'è entusiasmo e passione. Io devo ringraziare soprattutto i miei più stretti collaboratori, gli amici di Berto, la Selvino Sport e poi tutti, dall'ambulanza, cioè tutti coloro che intorno hanno comunque, come sempre, e dico sempre, per la buona riuscita della manifestazione, deve essere tutti insieme, tutti che vanno da una parte, quindi, e qui arrivano i risultati. Berto ha preparato la 36ª edizione della mini marcia e quest'anno il tema è l'America. Noi faremo il giorno 13, faremo un spettacolo di wrestling per stare in tema America, quindi alla sera ci sarà un grande spettacolo qui al Purito, che è una novità assoluta per Selvino, e il giorno dopo, tutta la giornata, oltre alla mini marcia, ci sarà comunque la cucina tutta americana, con hamburger, patatine, tutto che riguarda dalla colazione al mattino, per chiudere poi alla sera, dove ci sarà una serata di country. Quindi direi che vogliamo veramente far vivere l'America qui a Selvino. E inizia la 10ª edizione della passeggiata a spasso per i lupi. Oh,
Terza amichevole precampionato ieri a Clusone per l'Atalanta. I nerazzurri hanno affrontato la Giana Erminio, squadra di Gorgonzola. Vediamo. Sono oltre 2000 le persone che hanno assistito ieri all'amichevole tra Atalanta e Giana Erminio, la terza di questo ritiro precampionato in Alta Valle Seriana. Il risultato finale 3-1 per la formazione aerobica, in gol a Cornelius e Vito oltre a un'autorete. Contento e soddisfatto anche mister Gasperini, che tira un po' le somme di quello che è stato, sono state queste due settimane in Alta Valle Seriana. Sentiamolo. No, ma noi stiamo lavorando, anche questa di oggi per noi era essenzialmente un allenamento ancora importante sotto aspetto fisico, l'abbiamo interpretata giocando una partita, ma è chiaro che insomma, abbiamo fatto anche un terzo tempo fra di noi, quindi questa è la dimostrazione. Poi è chiaro, le partite più importanti saranno dopo, adesso siamo in preparazione. No, indubbiamente questa è sicuramente una buona squadra, che è stato importante per noi giocare questo tipo di gara, però ripeto che l'abbiamo interpretato come un buon allenamento e adesso cercheremo di sintetizzare al meglio per le prossime partite, che saranno veramente molto impegnative. No, ma bene, cioè è chiaro, questo tipo di gare aiutano un po' tutti, ci sono tanti giocatori nuovi, una decina, 10, 11, quindi è importante, utile per loro incominciare a giocare e poi dopo a fare anche delle partite e inserirsi. È chiaro che non sarà facile per tutti quanti in modo immediato, però credo che nel tempo lavoriamo per questo. Sì, sotto questo aspetto è andato tutto veramente bene, abbiamo avuto possibilità di lavorare molto bene a Rovetta, è stata una buona preparazione senza intoppi, un po' con dei giocatori che sono arrivati in un secondo momento, ce ne sono 7 che sono arrivati solamente da una settimana. È chiaro che adesso ci vorrà magari ancora almeno un'altra settimana per cercare di portarli al pari degli altri, però un gruppo anche che si sta conoscendo, sta cercando di, insomma, quando si cambiano così tanti giocatori bisogna anche aiutarli e aver pazienza un attimo a conoscersi. E continua il ritiro dell'Atalanta a Rovetta, domani riprendono gli allenamenti, ma la seduta del mattino sarà a porte chiuse, così come quella di mercoledì. Continua anche Potadea, la nostra trasmissione dedicata al ritiro dei nerazzurri. Questa sera ospiti di Elisa Cucchi, il sindaco di Clusone Paolo Olini, l'ex atalantino Eligio Nicolini, l'allenatore Sandro Salvioni e l'allenatore della Gavarnese Andrea Foresti. Per noi adesso è il momento di una pausa, ci ritroviamo tra poco per la parte finale. Verso la fine del TG con i programmi di Antenna 2, iniziamo dal canale principale. Questa sera alle 20, un nuovo appuntamento con il Cresi Cre, andremo a Pontenossa. Alle 20.30 Potadea, alle 22.30 la seconda edizione del TG, alle 23.15 la rubrica Più Salute News, alle 23.45 Agri Sapori, rotocalco di agricoltura ed enogastronomia. Il canale News 218, alle 21.30 il telegiornale, alle 22.10 l'anteprima Target, questa sera dedicata all'apertura della fucina di Teveno a Vilminore con il FAI. Proseguiamo con l'almanacco, domani è martedì 25 luglio, il sole sorge alle 5.50 e tramonta alle 21.04, la luna è crescente, sorge alle 8.13 e tramonta alle 22.20. La chiesa ricorda San Giacomo Apostolo. E infine le previsioni del tempo, domani su Alpi e Prealpi Lombarde, cielo da sereno a poco nuvoloso, ma non si esclude qualche addensamento lungo le creste di confine a cui potranno essere associati brevi rovesci.
temperature in ulteriore calo. E con il meteo è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.